Studio di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. A voi, ma io quando ho letto questo brano ho avuto un po' la sensazione di stare tipo su una montagna russa, nel senso che non ci capivo niente, no? Mi è sembrato difficile questo brano da capire, mi sembrava quasi come se l'autore sacro che ha scritto questa cosa qui avesse voluto, attraverso la costruzione di questo racconto, e farci fare un po' l'esperienza di quando dice che questo serpente è astuto, perché è difficile questo brano da capire, cioè alla fine ti è un po' come se ti confondesse la testa, sai quando senti quelle persone che parlano, dicono un sacco di parole e poi alla fine dici: ma che ha detto questo, se non ho capito niente, no? Ecco, io ho avuto un po' questa percezione leggendo questo brano, perché questo brano noi ora lo leggiamo così, però dobbiamo avere come sottofondo quello che abbiamo letto ieri. Vi ricordate quello che abbiamo letto ieri, no? Cioè questo Dio che crea, e ogni volta che crea dice: questa cosa è bella, questa cosa è buona, questa cosa va bene, Dio si compiace, no? Si ferma e dice: mamma mia, che popò di cosa bella che ho fatto, no? E poi a un certo punto tutta questa bellezza lui la riconosce come sua, l'opera sua, però non è avido di tutto questo, la consegna, la dà. Poi dopo un pochino arriva sul serpente e dice sta storia, no? Dice che poi tra l'altro ho letto delle traduzioni, insomma così, dice che in realtà non è che pone una domanda, è come quando arriva qualcuno e dice, è come se dicesse: ah, ho saputo che Dio ti ha detto che non dovevi mangiare, no? Oppure come quando arriva qualcuno e ti dice: ah, hai sentito la tua amica cosa ha detto di te, no? Così, no, ma non è una domanda, è già un'affermazione, è già una definizione di una cosa, si sa già che questa cosa così, e si è insinuata, no? Si è insinuata questa cosa, in realtà non gli fa la domanda: non dovete mangiare di alcun albero, e dice in realtà: ah, ho saputo che Dio ti ha detto che non devi mangiare di nessun albero, no? E lei tenta di dire qualcosa, ma non si ricordava niente, infatti dice: ma veramente mi sembra di aver capito che dei frutti degli alberi del giardino possiamo mangiare, e tenta di dire qualcosa, no?
In realtà noi ieri avevamo sentito tutta un'altra cosa. In realtà noi ieri avevamo sentito, magari qualcuno non lo ricordasse, ve lo ripeto così, dice che Dio li guarda, li benedice e dice: oh, mi raccomando, siate fecondi, mi raccomando, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominatela. Ecco, tutto questo che c'è qui, ogni albero, tutti gli animali, tutti gli uccelli, tutti gli esseri, anche sentite com'è ridondante, no? Anche ogni, tutti. Forse se avessimo fatto un tema, il professore avrebbe detto: beh, insomma, è che è proprio splendido, no? Ogni, tutti, perché vuole dire così, guarda, tutto è tuo. E com'è che allora qui gli dice lui: ma è vero che non devi mangiare? Strana questa cosa, no? Cioè, Dio gli ha fatto una promessa che anche dal linguaggio, ogni, tutti, è ridondante. Dice: guarda che qui è proprio tutto tuo, qui è tutta roba tua, no? Invece arriva quell'altro e dice, ho saputo che non potevi mangiare. Ma che stai a dire? Cosa stai dicendo? Di cosa stai parlando, no? E qui si insinua all'inganno. E noi ci caschiamo su questo. Noi siamo veramente pere con la bocca aperta lì, che ci caschiamo sempre su questa cosa. Ma non solo, ma poi dice anche... ma non è vero, non morirete affatto, anzi, dice, saprete distinguere, saprete conoscere perfettamente che cosa è bene e che cosa è male. Strano questo Dio, sembra quasi schizofrenico, no? Perché qui gli dice il serpente: guarda, non devi mangiare perché altrimenti poi sai distinguere il bene dal male. E poi dopo, in altre pagine, sentiremo dire che Dio invece gli dice: guarda, io ti dico, qui c'è il bene, qui c'è il male, scegli. Quindi come? Allora, lo posso conoscere sto bene o questo male, o non lo posso conoscere questo bene e questo male? Non solo, questo è il secondo inganno, no? Come se noi, e qui io vedo, no, che c'è il filosofo dentro di te, il matematico dentro di te, il neurobiologo dentro di te, che dice: beh, questa storia poteva andare bene per la mia nonna che aveva la quinta elementare, ma non per me, no? Cioè, io ho fatto la specialistica anche, io lo voglio conoscere il bene e il male, io lo posso conoscere il bene e il male. Questa era una storia che andava bene, cioè, negli anni del cucù, ma non ora. Cioè, io sono una persona colta, io sono intelligente, io ho studiato, io conosco le lingue, insomma, cioè, questa storia no, Dio, non va bene che io non possa conoscere il bene e il male. Quindi qui c'è il secondo inganno, no? Di un Dio un po' come quando noi diciamo dei nostri politici che ci vogliono lasciare in questa sana ignoranza, così almeno decidono tutto loro. E anche Dio un po' è così. Cioè, Dio non ci vuole far conoscere il bene e il male, perché Dio vuole comandare Lui, fa tutto Lui. Quindi questo è il secondo inganno. Poi non solo, è buffissimo, perché l'autore dice: allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole, desiderabile. Allora tu, che appunto hai studiato psicologia, filosofia, dici: ah, ecco dov'era l'inganno. Era questo l'inganno, che vedi l'inganno, vedi qual è il peccato? Il provare gusto per una cosa, vedere che una cosa è bella, vedere che una cosa è desiderabile. Ecco, è questo il peccato. Ora sì che l'ho capito io, è questo il peccato. Ma strano, no? Perché le parole prima diceva che ogni volta che lui faceva una cosa, poi diceva che questa cosa era bella, era desiderabile. Allora, l'essere bello, l'essere desiderabile, non è frutto della seduzione del serpente, ma addirittura l'ha fatto Dio, era cosa bella, e vide che era cosa bella. Quindi è un macello sto brano, secondo me, no? Perché ti infili dentro questi tuoi inganni, alla fine dice: Madonna, ma quale sarà mai il peccato? Ma perché qui c'è qualcosa che poi non funziona? Perché poi alla fine c'è qualcosa che non funziona, perché Dio passeggiava con loro. Ma ti immagini te poter passeggiare con Dio? Dio parlava con loro, gli dice infatti il serpente: Dio ti ha detto. Cioè, Dio ti parla, eppure a un certo punto salta tutto l'equilibrio. Salta, infatti cosa succede? Si nascondono, hanno paura, si scoprono nudi, se ne vanno. Quindi a un certo punto salta tutto. Allora vuol dire che è successo qualcosa, no? Qui è successo qualcosa. Allora noi proviamo a vedere che cosa potrebbe essere successo. Secondo me, leggendo questo brano, il problema non è quelle cose che abbiamo detto prima.
Il problema non è che Dio non vuole che noi non conosciamo il bene e il male. Il problema non è che Dio non è contento che noi vediamo che le cose sono buone, sono gradevoli, sono desiderabili. Io credo che non sia questo il problema, non sia questo il peccato. Ma il peccato è proprio quello che dice all'inizio. Cioè il serpente pone, il serpente che è appunto questo dubbio, questo problema, questo insinuarsi in te, ti pone un dubbio su quella che è la tua relazione col Signore Gesù, la tua relazione con Dio. È come la tentazione, no, di Gesù. Ma se sei il figlio di Dio, scendi giù, fa cambiare sti sassi in pane, no? Fa qualcosa se sei il figlio di Dio. Questo è ciò che ferisce la mia e la tua bellezza. Dubitare che se sei il figlio di Dio, dubitare che Dio ha detto una cosa a te, non l'ha detta al serpente, infatti il serpente non l'ha capita. Lui non sa che cosa gli ha detto, che cosa Dio ha detto a te. Infatti lo dice sbagliato, non dovete mangiare, non è vero, non è vero. Perché cinque righe sopra gli ha detto che potevano mangiare. Questo è il peccato, ciò che ferisce profondamente te, ciò che ferisce profondamente la tua vita. Permettere che qualcuno metta in dubbio la tua relazione con Dio, il tuo rapporto con Dio. Sì, Dio ti vuol bene, però insomma non è che proprio ti permette tutto. Sì, Dio ti ha dato l'intelligenza, però Dio non ti vuole coltissimo. Visto, abbiamo scoperto la famosa particella Dio, no? Cioè ce l'abbiamo fatta, abbiamo scoperto la parte, immagini che grande scoperta sarà la particella Dio, no? Sarà l'ennesima occasione in cui vedremo che c'è ben altro da scoprire, c'è ben altro di più grande rispetto a quello che siamo noi, perché noi veniamo da ben altro, da un qualcosa che è ben più grande della nostra intelligenza, della nostra sapienza. Ma Dio non vuole che noi non siamo sapienti e che noi non siamo intelligenti. Dio non vuole questo. La tentazione alla quale i protogenitori, insomma, Adamo ed Eva non sanno resistere e che diventa poi la tua ferita e la mia ferita è questa. Cioè è permettere a qualcuno di dubitare, di porre un dubbio sulla tua relazione con Dio. Dio ti ha detto e ti devi dire appunto a me ha detto, stai al posto tuo perché l'ha detto a me. Dio ti ha ordinato, appunto, a me l'ha ordinato, non a te. Invece noi permettiamo che tutti mettano le mani nelle nostre cose. Chissà quanti vostri amici avranno detto, ma sei sfasato, vai alla marcia, ma vieni con me all'Elba, si va al mare, ci si diverte, ma lascia perdere, no? Lascia perdere. E invece è così, no? C'è qualcuno che insinua, che dice, ah, hai visto, sei così tanto devoto, vai alla Gifra, sei così tanto bravo, e poi guarda cosa ti è successo, no? Guarda che fregatura hai avuto. È sempre questo, no? Sempre, il peccato tra l'altro è molto monotono, perché ha sempre la stessa struttura. Poi modifica un po' l'applicazione, ma ha sempre la stessa struttura. Insinuare qualcosa su quella che è la tua relazione con Dio. E invece Dio fa proprio tutta un'altra storia. Lui fa proprio tutta un'altra storia. Non è che gli dice, che ti ha detto il serpente? Lui non gli interessa niente di quello che ha detto il serpente. Dio rivolge a questi uomini che trova davanti una domanda che li tira fuori dall'anonimato di questa relazione con Dio. Gli dice, dove sei? Dove sei? Che è la cosa più bella che ti si possa dire, no? In tutto il casino che stai vivendo, in tutte le storie che stai vivendo, le contraddizioni, i controsensi, i dubbi, le incongruenze, Dio ti dice in questo momento, dove sei? Cioè Dio cerca ancora relazione con te, cerca ancora spazio per dirti qualcosa, cerca ancora spazio per creare una possibilità di incontro con te. Dove sei? E non giudica qui, non fa un giudizio, una valutazione. Dice solo questa domanda, dove sei? Ancora eternamente ti cerca, ancora disperatamente vuole rivolgerti una parola. Questo è ciò che racconta queste prime pagine della scrittura, ma questo è ciò che dice la nostra vita. Non siamo forse noi questi? Non siamo forse noi sempre eternamente in dubbio, ma Dio mi vorrà bene o non mi vorrà bene?
ma secondo andrò bene o non andrò bene? Ma questo comando sarà veramente per la vita mia o non sarà per la vita mia? Lo faccio però anche, dai, col pettino anche non lo faccio, obbedisco, però sì, dai, tutto sommato faccio anche altro, no? Perché? Ma non perché mi costi il comando, ma perché non credo profondamente in quella che è la mia relazione con Dio. E invece è molto bello chiarirci subito questa cosa. Se Dio dice di non mangiare di quell'albero, non è perché Dio voglia porre, voglia renderti inferiore rispetto a Lui. Dio non pone un limite alla nostra vita. Dio dà senso alla nostra vita. Quando Dio dice al mare arriva fino a qui, perché poi da qui in poi c'è la terra, quando dice alla luna arriva fino a lì, perché poi arriva il sole, Dio non pone un limite al sole, ma Dio dice profondamente il senso di ciò che è sole. Dio dice profondamente la tua identità rispetto all'altro. Io non ho i peli qui sulla faccia come ce l'ha un uomo, no? Ma è un limite o dice la mia identità? È un limite o dice profondamente che cosa sono io? Questo. E tante altre cose del nostro corpo. Il mio corpo è diverso dal corpo di Francesco, ma non è un limite alcune cose che ho io e che lui non ha e viceversa, ma dà semplicemente il senso profondo di ciò che siamo. Dio non pone un ordine per metterci eternamente schiavi da lui, ma Dio dà un limite per dirti profondamente che cosa tu sei. Dio dà un limite, questa cosa è molto bella, per creare profondamente relazione con te, per coinvolgersi con te. Prima, mentre mangiavamo, Andrea ha detto a Jacopo: io lavo i piatti, tu lava le forchette. Ha posto un limite questo o ha posto un'identità? Ha chiarito un'identità. Io sono il babbo, te sei il bimbo. Io lavo il piatto, ma te ti assumi la responsabilità di lavarti le posate. Ha posto un limite o ha dato un'identità? Ha posto un limite o ha creato una relazione? Io lavo il tuo piatto, io mi pongo in relazione con te. Dio non pone dei limiti in questo racconto. Dio dice profondamente chi sei tu e chi sei tu davanti a lui. È per questo che poi a un certo punto gli dice: dove sei? Perché cerca ancora l'incontro con lui, perché cerca ancora di andargli vicino, di chiamarlo, di dargli un comando che crei un vincolo con lui. E questo è ciò che fa Dio con noi. E il serpente è sempre lo stesso dubbio, che ti dice: no, guarda, non è vero, non è che Dio vuole creare relazione con te. Dio ti vuole dare un ordine, Dio ti vuole limitare, no? Mi fa tanto ridere quando qualche volta si legge in questi blog, no? Che c'è sempre scritte queste cose della Chiesa che ti vuole lasciare schiava, la Chiesa che ti vuole opprimere, no? Fa tanto ridere, mi fa tanto ridere queste cose, no? Perché sembra che noi siamo sempre lì a guardare cosa fate sotto le lenzuola del vostro letto, a vedere come investite i vostri soldi, no? Sembra che il Papa stia lì a vedere quanti soldi spendete, no? Tutte queste cose così. C'è questa comprensione, ma invece non è così. Dio non pone un limite, la Chiesa non ti pone un limite, la Chiesa ti dà un'identità e ti dà una libertà da esercitare in questa possibilità grande che veniva detta all'inizio di questa pagina, sapendo che tu sei una cosa molto buona, molto buona. Allora, che cosa dice a noi questo, che cosa dice a noi questo brano, no? Questo brano a noi ci dice che l'eterna tentazione, l'eterna provocazione che noi riceviamo da dentro di noi e da fuori di noi è una tentazione che sempre ti ripone questo dubbio, il dubbio della tua relazione con Dio, del fidarti o non fidarti di Dio. Ma Dio ha fatto una cosa molto buona o l'ha fatta buona, però se poi dopo tu la desideri va mica tanto bene? Ma allora l'ha fatta buona o non l'ha fatta buona? Dio ti ha dato veramente la pienezza della vita, ogni tutto, oppure ti ha dato la pienezza però non ti ha dato proprio tutto? Questo è l'eterno dubbio che risuona nella nostra vita e questo è il dubbio al quale noi dobbiamo poter rispondere.
la bellezza di cui parla questo primo racconto non è una bellezza perduta, non è una bellezza infranta, è una bellezza ferita. Questo deve essere molto forte per noi, ci deve dare anche un po' di sano orgoglio, no? Cioè, dentro di me c'è una bellezza ferita, ma c'è. A chi dice che la mia bellezza non c'è più perché è schiacciata dal mio peccato, voi fategli una pernacchia, perché non è vera questa cosa. C'è una bellezza ferita dal mio limite, ferita dal limite degli altri, ma c'è. Allora il nostro percorso, il percorso che oggi iniziamo e che abbiamo iniziato giustamente con la catechesi di ieri, che ci ricordava che Dio fa solo bellezza, l'onnipotenza di Dio è la bellezza, Dio non sa fare altro in realtà. Però diciamo che non arrivi una saietta, però no, è vero, cioè noi professiamo la fede in un Dio onnipotente, no? Però in realtà Dio non sa fare tante cose, fa solo una cosa, sa fare la bellezza, che poi alla fine chiaramente per noi ha un nome, ha un volto, e è Cristo Gesù, no? Dio fa bellezza, che poi si declina in misericordia, in bontà, in perdono, in accoglienza, ma è sempre bellezza. Ecco, questo racconto veniva preceduto dal passaggio dal caos al cosmo. Questa c'era sta massa informe, sto grande casino, no? Che c'era, che magari anche quello che te ti senti dentro di te. Ecco, è un po' alla volta Dio crea, pone ordine, distingue, e in questo distinguere crea un cosmo. Cioè crea una cosa bella. E questo vale anche per te, no? L'ordine che Dio ti dà, il comando che Dio ti dà, non è un limite a te, ma è un tendere verso il cosmo, che è la tua bellezza. Lui dice sia la luce, e quindi si crea distinzione fra notte e luce, siano le acque, e si crea distinzione tra l'acqua e la terraferma, e così crea il mondo, crea la bellezza. Ecco, la stessa cosa la fa con noi. Dio ordina, Dio comanda per farci passare dalla confusione alla bellezza. Una bellezza che va bene, può essere anche ferita, può essere anche non ancora sbocciata, può essere anche non pienamente bellezza, ma c'è. Non parola di Suor Simona, parola di Dio. Concludo dicendo questo. Magari potrebbe capitare a qualcuno di voi, a me capita, che non sentendomi proprio così perfettamente splendida, non sentendomi poi così pienamente bella, a me può capitare alcune volte di avere paura di quello che sono, a me alcune volte può capitare di nascondermi. Io sono una maestra di musi lunghi, di sguardi bassi, sono proprio all business su questo, no? Ma non soltanto, ma magari può capitarti di sentirti nudo, di provare vergogna, può capitare di nasconderti davanti a tutto questo, di sentire l'esigenza di fuggire, di andare da un'altra parte, di nasconderti magari dietro la maschera, non so, di quello che vuole sembrare il più figo, il più simpatico, quello che prende tutti i 30 e lode, quello che è fantastico in tanti modi, così. Ecco, se a te capita di vivere questo, io lo vivo, a me capita di vivere questo, ecco, risuoni forte, assordante questa domanda: dove sei? Dove sei? È un po' la stessa domanda che Gesù poi farà a Pietro, quando Pietro lo tradirà, no? Non è che gli dice, ah carino, bell'amico, mai tradito, ma gli dice, mi ami tu? Cioè, un nuovo inizio, una nuova possibilità di relazione. Questo è ciò che avviene all'inizio della scrittura, questo è ciò che avviene alla fine. In qualunque situazione, in qualunque condizione tu sia, Dio chiede sempre, ti chiede sempre dove sei. E questo dove sei è come se avesse la forza di tirarti su così, ti tira fuori dalla tua tenebra, dal tuo dubbio, dalla tua durezza di cuore, ha una forza attrattiva, ha la capacità di tirarti fuori.
Questa catechesi propone anche un canto che è il canto di Arisa, ve lo potrei cantare ma lo risparmio, Francesco vi ha consigliato di risparmiarvelo, e questo canto dice a un certo punto, è molto bello questo canto, no? Però dice a un certo punto che vicino accanto a sé c'è il dolore, c'è un foglio bianco e su questo foglio bianco c'è il dolore, no? Ecco, allora io vi voglio fare un piccolo invito su questa traccia. Ci sono dei fogli bianchi, no? Alla fine di questa catechesi ci sono dei fogli, un foglio bianco. Ecco, io vi invito a riempirlo, questo foglio bianco, a dare un volto, un nome a questo dolore, a questo caos, a questo dubbio, a questa incomprensione, a questa fatica che è dentro di te. Proprio rispondendo a questa domanda: dove sei? Ora ascolteremo la canzone, poi faremo un quarto d'ora, stiamo qui per un quarto d'ora qui, e io vi invito a disegnare dove siete, a disegnarvi, a provare a dare un aspetto geografico, una figura, un segno, una parola che dica dove sei. Ma Dio qui non dice dove avresti dovuto essere. Scusa, dove avresti dovuto essere dopo che ti ho detto tutte quelle cose? Oppure Dio non dice dove vorresti essere ora, ma dice semplicemente dove sei. Quindi non è che ti dice dove avresti dovuto essere dopo che è la quinta volta che fai la marcia, è 3 anni che fai la cifra, hai fatto il cammino delle 10 parole, oppure dove vorresti essere dopo che ti sei fatto 1000 proposte, ma ti dice semplicemente dove sei. Ecco, proviamo a rispondere a questa domanda sapendo che ha quella forza, quella capacità, no? La capacità di tirarvi fuori da quello dove voi ora siete, per portarvi verso quella bellezza, quella grande bellezza con la quale Dio ha pensato ciascuno di noi. Ora ascoltiamo la canzone. Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale e che sta, ma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro, in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà.
soi perché ne vincitori.